Neuroni specchio, di cosa abbiamo parlato? E che ci si rispecchia, no? No, questa roba del neurone specchio. Quando c'è un'affinità elettiva, ad esempio, secondo me scatta qualcosa di ancora più forte, vale per qualsiasi cosa accada. Una cosa che abbiamo capito oggi dal nostro amico neurochirurgo è che neurone specchio anticipa un gesto. Quando vediamo che qualcuno sta scendendo le scale e magari scende con le pantofole, cosa potrebbe accadere? Infatti il neurone specchio attiva l'empatia, che pensiamo che sia anche un buon sentimento, ma spesso questa empatia gode dell'incidente. Cioè, è una cosa che mi ha fatto riflettere tempo fa quando ho visto un video e dove siete uno che usciva dal negozio con tutte le scatole e si percepiva che quello che stava vedendo questa cosa si erano illuminati dei neuroni come se stesse anticipando l'incidente che sarebbe accaduto. Appena accaduto l'incidente, tutto rosso, tutti presenti queste visualizzazioni, no? Questi grafi dei neuroni, questa sorta di macchia. E questa cosa è curiosa. Detto questo, è che i neuroni specchio sono il principio originario dell'apprendimento. Noi apprendiamo il mondo osservandolo e lo sguardo di conseguenza è una competenza, non siamo delle macchine fotografiche. Noi vediamo le cose sulla base di quello che siamo, di quello che sappiamo, di quello anche che cerchiamo, cioè la nostra autobiografia stabilisce ciò che vediamo. Quindi è un po' anche il concetto di straniamento che vedeva Pirandello quando descriveva l'umorismo. Ti ricordi? Diceva, c'era una signora già in quel ma modo. Pensa uno come Pirandello il lavoro che ha fatto sulla mente dei suoi contemporanei, no? Le identità multiple, uno nessuno 100.000. Cioè tutta questa gente, va detto che allora erano gli anni in cui si scopriva la psicanalisi, no? E questo siciliano è stata una figura di rilievo mondiale. Cioè va detto che noi italiani ne abbiamo da dare e da dire, no? L'altro riferimento è rispetto all'avanguardia, ai futuristi, che con i loro gesti, perché il loro rapporto con l'arte procedeva per gesti, avevano capito perfettamente che non basta fare le cose belle. Deve fare le cose che rompono lo sguardo, che producono uno stupore, ancora una volta quell'elemento di incidente che produce una sorta di sfalsamento di piani. Allora lì si accende la percezione e si accende la partecipazione ed è per questo che oggi nell'era dei social media, dove tutto quanto si sta livellando per automatismi, c'è bisogno di riaccendere la partecipazione creando secondo me un'interazione stretta, sottile, creativa tra web e territorio. Mi piace poter pensare che tutto quello che accade nella rete possa servire per rilanciare azioni nel territorio e, come dicevi te, responsabili. Cioè troppa gente sta delegando, no? Questi automatismi psichici, ristabilire una misura di responsabilità, questo è il grande nodo.